Credo che la scommessa dell'innovazione sia quella decisiva per i prossimi anni, per due ragioni, perché i fenomeni che stiamo vedendo di novità in tutti i campi, nel caso specifico per esempio nostro, quello dell'informazione, corrono talmente veloci che non riesci a seguirli. Quindi la necessità di studiare questo fenomeno è duplice: da una parte quello di comprenderne l'essenza e le potenzialità che ci sono e sono immense. E dall'altra quello di evitare rischi, perché un'innovazione non seguita, non controllata, non approfondita, non studiata, sfugge di mano, no? E quindi rischia di essere controproducente. Se chi fa informazione non si adegua all'innovazione sbaglia, ma se non sta attento rischia di farsi togliere il pane dalla bocca, diciamo, no? Quindi è una necessità continua, da questo nasce l'esigenza di, per esempio, di rivedere e rifare i siti Internet con grande frequenza, nasce l'esigenza di interrogarsi su come utilizzare i due strumenti, cosa mettere sulla carta stampata, cosa mettere sul sito. Perché io, per quello che penso, posso immaginare, posso prevedere, penso che i due linguaggi continueranno a camminare insieme per molti anni ancora e lo studio e l'innovazione serviranno a impedire che uno divori l'altro.